si incrocia con il tema della sostenibilità ambientale, la giornata dell'educazione finanziaria per gli studenti aretini organizzata alla Borsa Merci da UbiBanca. Siamo alla terza edizione. Dato che la sostenibilità è diventata ormai il leitmotiv di questa stagione anche scolastica, troviamo corretto che dal punto di vista della formazione le istituzioni contribuiscano in maniera concentrica su questo tema, perché la sostenibilità ha comunque risvolti di natura economica e anzi è prettamente un problema di natura economica, se per economia intendiamo la gestione delle risorse e la loro corretta utilizzazione. C'è una nuova sensibilità dal punto di vista dei giovani, stanno nascendo dei momenti di riflessioni legati appunto a uno sviluppo sostenibile e noi crediamo che queste giornate possano favorire un ulteriore momento di riflessione, di stimolo, di approfondimento su questi temi legati a uno sviluppo sostenibile. In questa foto qua vedete queste due gocce d'acqua. Io ero in bici, me lo ricordo molto bene quel giorno, perché questa foto qua è stata scattata a Torino l'11 settembre 2019, cioè un mese e mezzo fa. Ok, piogge ci sono sempre state, sì, non così. Okay? Queste sono tutte conseguenze di questi cambiamenti climatici. Ma noi parliamo di sostenibilità, di sviluppo sostenibile e lo facciamo in una chiave un po' diversa dal solito. Cioè parliamo di quali sono le conseguenze ovviamente dello sviluppo attuale, quali sono i pericoli e soprattutto ci chiediamo: ma se ci sono questi rischi molto concreti, perché non stiamo facendo nulla? Oppure meglio, stiamo facendo ovviamente qualcosa, però troppo poco. Quali sono i nostri bias cognitivi, cioè quali sono gli errori della nostra mente che fanno sì che troviamo così difficile mettere in moto una serie di cambiamenti quando in palio c'è la sopravvivenza della specie umana, insomma, niente di più importante. Ecco. Ovviamente il messaggio principale è quello dell'informazione, i ragazzi devono informarsi, devono imparare, devono capire, devono studiare, perché questo è fondamentale per creare consapevolezza. Poi diamo alcuni piccoli consigli per cominciare a cambiare già dal quotidiano. La banalissima borraccia, non è, insomma, è un piccolo segnale di cambiamento, non serve a nulla da sola, è chiaro, però è un segnale di un cambiamento che insieme a mille altri cambiamenti di quel genere, anche molto più importante nelle scelte finanziarie, nelle scelte di acquisto e quant'altro, allora tutte queste cose nella mobilitazione ovviamente della politica, ad esempio, certamente possono fare tanto. I governi stanno facendo tanto, le aziende stanno facendo tanto, la finanza sta facendo tanto, ma anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa.